Ciao, finalmente un video diverso dai 100 giorni di sport. Un video diverso, ma sempre stessa tematica, ovvero acquisti. Non sono ancora tutti. Sì, lo so. Sto aspettando l'ordine Avon che mi arriverà a fine mese, quindi a fine gennaio. E ho ordinato altri due rossetti MAC da un sito di Facebook, praticamente da una pagina, da una ragazza. Però sta ragazza non mi convince tanto, mi sa che mi ha fregato. Vediamo se la prossima settimana mi arriva l'ordine. Più che altro non mi è piaciuta molto sta ragazza perché io sono stata chiara. Le ho detto, guarda, io il pagamento ce l'avrò per metà gennaio, entro mercoledì o entro giovedì ti pago. Mercoledì non ho potuto pagarla, le ho scritto, le ho detto, guarda, onestamente io oggi non ce la faccio, domani sicuramente sì, domani ti scrivo quando ho pagato. Giovedì le ho scritto che l'avevo pagata, mi fa bene, te lo invio entro lunedì e lunedì ancora non mi aveva inviato niente. Io lunedì ho scritto, ma allora hai inviato qualcosa? Perché non mi piace poi star là appressa una persona di lì, ma allora hai fatto? Già se me lo fanno a me mi rompe assai. Farlo io agli altri mi scoccia parecchio. Mi fa, sì, te lo invio mando una mia collega col lavoro, te lo invio domani. Non me l'ha inviato tramite posta, ma l'ha inviato con un corriere privato. Va benissimo, mi ha mandato tutte le carte col suo nome, bla bla bla, e fa però non ti ho inviato il codice per monitorare per vedere insomma dove sta il tuo pacco, te lo invio nei prossimi giorni. Il codice io manco l'ho visto. Io non sono stata neanche là a dirle, senti, mandami sto codice, dimmi che cacchio hai usato per mandare, che magari guardo, però mi sa che domani le scrivo di nuovo perché non sono comportamenti esatti. Piuttosto preferisco che tu mi venga a dire: senti, io col lavoro, lavoro da mattina a sera, non riesco ad andare in posta. Lo faccio, va benissimo, basta che mi scrivi quando vai in posta, ma non stare a comportarti così. Vabbè, chiusa parentesi, allora vi parlo di alcuni acquisti di Essence, H&M e Sephora. Allora, ho fatto anche degli acquisti i brochè, ma sono stati praticamente tutte le cose che ho acquistato un regalo di compleanno. Io mi sono tenuta solamente il campioncino, se lo trovo, eccolo qua, della nuova crema viso che esce praticamente. Ho fatto anche il test per vedere le rughe. Tutto quanto, la nuova linea è della 7.9, la Elixir per le prime rughe. E qua c'ho il campioncino. Poi Sephora. Sephora, ho fatto un acquisto da poco. Mi hanno dato in omaggio Dior, strano ma vero, il Dior Forever, la Taint Haute Perfection, Tenue Fusionnelle e il campioncino è qua, perché l'avevo già staccato, ma ovviamente mi hanno dato la colorazione, quella da marocchina praticamente, mi hanno dato il 30. Da 1,5 ml. Dove l'avevo trovato? Qua, beige moyen. Eccolo qua. Staremo a vedere anche questo. Allora, ho preso uno smalto della marca OPI. Allora, sono stata attratta per il semplice fatto che ho visto il nome di questo smalto. Io non amo tanto il tedesco, non amo tanto la Germania, però mi piace la birra. Vabbè, sì, sono onesta, mi piace la birra e mi piace, vabbè, insomma, l'Oktoberfest, non di andarci, ma comunque la festa in sé.
piuttosto preferisco andare in altri periodi perché l'Oktoberfest è pieno così a Monaco. E io che cosa ho preso? Ho preso lo smalto OPI che da 13 euro l'avevano passato a 6, quindi io ho speso solo 6 euro. E ho preso a Very Mouth is Oktoberfest. Non so se si vedrà perché. No, assolutamente. Oh, a Very Mouth is Oktoberfest. È uno smalto da 15 millilitri. E udite, udite, ho preso una barra, magari mi torni a fuoco. Grazie. E il colore in questione è questo, il quarto. Bellissimo, è un viola, rosso. Molto particolare, no? Non avevo un colore simile. Questo qua. Benissimo. Allora, poi dopo H&M, da H&M ho preso questa collana che ho addosso. È un girocollo. Costava la bellezza di 9 euro e. Oh, riuscirò a. 9,95 euro. Guardate quanto l'ho pagata. 1 euro. Questo è stato secondo me l'acquisto più azzeccato. Poi dopo ho preso queste mollettine per farmi la banana qua perché io le ho tutte rotte, pagate 1,95 euro. Poi ho preso altre mollettine così a fiocco che a me i fiocchi piacciono tantissimo, anche queste le ho pagate pochissimo, 2,95 euro. E poi, allora, per chi è di Mestre, state attenti ad H&M. Allora, se voi andate giù nel piano terra dove c'è la parte di make-up, là non ci sono gli sconti. Se voi andate di sopra, ci sono alcuni prodotti di make-up che sono in sconto. Per esempio, questo, il Eyebrow Fix, che costa 4,95 euro. Se voi l'andate a prendere sotto, non c'è scritto che è in saldo. Invece, io l'ho pagato 1 euro. Visto che sto quasi terminando, anche quello della Essence. Quindi state attenti e fatevi un bel giro da H&M. E poi dopo ho preso tre nuovi prodotti, che sono questi lip tint. Ce ne sono 5, io ne ho presi la bellezza di 3. Mi ispiravano moltissimo, ho trovato un prodotto che era aperto in cassa, io l'ho usato come tester praticamente e veramente ha resistito, anche come blush pigmenta tanto, quindi secondo me i rosati, quelli più chiari, possono essere usati anche come blush. Allora, li ho pagati all'uno 3,95 euro, che all'inizio mi aveva fregato il rublo perché ho detto 7,90, cacchio, 7,90 costa, cosa mai ne prendo due, 14 euro e basta. Dopo ho guardato meglio, costava 3,95. Ho detto, boh, aspetta che vado giù e ne prendo un altro. Sapete com'è la situazione. Ho detto, ma sì, li provo. Questo sarà il mese delle labbra, praticamente. Allora, ho preso il Raspberry Red. Non so, qua faccio fatica un po' a mettermelo. Raspberry Red. Wow, ce l'ho fatta. E la colorazione, però io sono sfocata. Ne basta pochissimo, ragazze. Per quelle le ho prese, perché sono veramente una. Il Raspberry Red è questo.
È un corallo molto bello. E se mi devo pulire, colora tantissimo. Linci. Mineral oil al primo posto. Ma si sa che H&M non fa dei prodotti verdi. No, non riesco a farvelo vedere. Non so cosa sia successo. Non riesco a farvi vedere il linci. Se lo volete vedere, ditemi che magari vi faccio una foto e ve la metto sul mio profilo Facebook. Questo rumore, volevo capire da dove cavolo è venuto fuori. Non so se sia venuto fuori dal computer. Boh, vabbè. Poi dopo, sempre a 3,95 euro. No, faccio prima. E mi è anche caduto. E vai. Ho preso questo rosso che si chiama Deep Red. Questi mi sa che se li usate sulle labbra ci impiegate 200 anni per terminarli. E questo è un rosso magnifico. Ciliegiato sul rosso. Non è... Ce n'è anche uno rosso più tendente all'aranciato. Bellissimi. Queste nuove uscite mi sono piaciute particolarmente. E poi dopo... Devo aprirlo perché sennò tanto ce la dovrei fare a farvi vedere tutto quanto. Altrimenti taglio, cioè non... taglio, non taglio il video, taglio la confezione. No, eccola, ce l'ho fatta. E l'altro colore che ho preso è Hot Pink. Questo è un rosa, rosa Big Bubble, un po' rosa Barbie. Ce n'è uno, c'è un altro rosa più chiaro. Questo è quello che preferisco di più di tutti. E quindi praticamente al costo di 3,95 euro l'uno. Poi... Basta, da H&M ho finito, sono andata da Queen, sto tenendo sotto controllo le limited edition Dark Romance, però l'ho sfuggita da OVS all'Ocean, volevo i rossetti, e sto guardando la Kalinka per sicurezza, però invece da Queen ho trovato la Love Letters. Ho preso le matite perché c'era una palette ma non mi piaceva più di tanto e altri prodotti, c'era una cipria illuminante ma nulla di che. Quello che mi è interessato di più sono state le matite. Sono le Kajal da 1,5 grammi a 1,99 l'una. Allora ho preso la blu che non c'è scritto neanche... Sì, ovviamente 1,5 euro di grammi, 24 mesi di PAO. Ah sì, 01 Ink Heart. Il colore in questione è questo, è molto morbida.
E c'ha il suo sfumino. E l'altra colorazione che mi è piaciuta assai anche questa, sempre della Love Letters. Ho preso la 02 Grey Headed, Grey Headed Love Beard. Sempre da 1,5 grammi. Eccola qua. Alcune volte la macchinetta fotografica mi aiuta. Ed è questo Tortora Magnifico. Anche questo cioè, ha il suo sfumino. Ok, allora ragazze, questo è un altro video di acquisti. Non seguite il mio esempio che sto acquistando tanto. Lo faccio per farvi un po' capire la situazione dei miei, cioè dei prodotti che ho io a casa praticamente, in modo tale che se vi trovate qualche prodotto nei promossi e bocciati sappiate insomma da dove venga, da dove viene fuori praticamente. Ho io con questi congiuntivi, quando servono non li uso, quando non servono li uso. Allora, riformulando la frase, vi faccio questi video in modo tale da farvi capire che prodotti ho io in casa, in modo tale che possiate poi capire quando faccio un video haul, sì, un video promossi, bocciati, un video finiti, da quale video haul vengono fuori, ecco, da quale video acquisti. Tutto qui, io ho finito, mi vado a lavare queste mani anche perché queste qua mi resteranno, sono indelebili al 100%. E sono più bianca del solito, ma oggi c'è una giornata fenomenale. Faccio anche 6 anni con mio moroso. Oggi è il 26 gennaio, quindi andiamo fuori. E niente, vi auguro una buona giornata e ci vediamo domani con il video dei 100 giorni di sport. Tra parentesi, da martedì a venerdì li farò al buio perché sono tutto il giorno a lavoro e quindi li faccio alle 7:30 di sera. Non ho altro tempo, altrimenti, anche perché chiamano neve, quindi non so se riesco magari nella pausa pranzo a farli. Staremo a vedere, insomma. Ciao!